Che petrolio. Italia e Grecia, culla della civiltà occidentale, sono in buona compagnia all'ultimo posto nella graduatoria europea delle spese per la cultura. In particolare nel nostro paese solo lo 0,6% del prodotto interno lordo va a sostenere un patrimonio che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è sicuramente il primo al mondo come storia, ricchezza, tradizione, ma anche suggestione emotiva. Molto va addebitato alla crisi economica, ma è anche vero che soffriamo di una forma tutta particolare di trascuratezza verso tesori che paradossalmente abbiamo troppo vicini per esserne gelosamente custodi. E allora la possibilità di sostenere con donazioni detraibili fino al 65% il nostro patrimonio, come previsto dal ministro Franceschini, potrà forse invertire la rotta. Prima però occorre cambiare mentalità, a partire addirittura da atteggiamenti culturali e parole d'ordine. Il petrolio è una cosa nera che non conosciamo, che brucia creando inquinamento, che in genere viene monopolizzato da pochi. Stiamo cercando in tutto il mondo di liberarci dal petrolio, lo vogliamo usare proprio come una metafora culturale, mi sembra un po' strano. L'ossigeno è un'altra cosa, è qualcosa che ci permette di pensare, di vivere, di muoverci. È una grande occasione di conoscere il mondo gratuitamente, non per asservirlo ai nostri fini. Il patrimonio ci educa a essere custodi. Forse l'unica persona in questo momento in Italia parla di custodi e non di proprietà è Papa Francesco, lui dice per il creato. Lo possiamo dire per l'ambiente, per il paesaggio, ma anche per il patrimonio. È una palestra che ci abitua non al possesso, ma alla custodia, pensando al futuro, ai nostri figli. Noi associamo il patrimonio al passato, ricominciamo a associarlo al futuro.